Ambizione, questa è sicuramente la parola più opportuna per racchiudere le alte intenzioni di queste due squadre, storie completamente differenti, obiettivo comune, vincere per chiudere positivamente l'anno e puntare in alto nel 2024. Dal Riano Athletic Center, buongiorno amici sportivi, con la 16ª giornata del campionato di Serie D, Girone F, si affrontano Roma City e San Benedettese Capece, in cabina di regia come sempre. Si fa vedere anche Gellonese, rischia adesso il Roma City, recupera un ottimo pallone il numero 16 con grande intraprendenza. Adesso anche Bonello, che di coraggio ne ha da vendere, fantastica la sua azione offensiva nel gol del 4-0 di Direnzo contro il Real Monterotondo. A proposito di Direnzo, è già lì in area, Direnzo prova a girarsi, Direnzo è murato e poi il destro sprecato di poco alto sopra la traversa, incredibile occasione per Bonello. Prima grande chance per il Roma City. Roma City invece l'ultima sconfitta risale a 3 partite fa, in mezzo l'abbiamo detto il pareggio con il Fossombrone e la vittoria con l'Alma Juventus Fano, l'ultima sconfitta sempre in un big match contro l'Avezzano, un'altra squadra costruita per vincere. Attenzione al destro, primo squillo anche della San Benedettese da registrare con il tiro di Battista parato centralmente da Di Chiara, e ancora il Roma City con Gurini. Cerca il movimento di Bonello, che in qualche modo era riuscito a servire Sparacello, che scivola sfortunatamente. E attenzione a questo lancio per Tomassini, che è in posizione regolare, prova ad aprire il sinistro, tutto facile per Di Chiara, non si era alzata la bandierina. Tante cose interessanti per un'intervista da vivere sempre sul canale YouTube del Roma City, da cui state vedendo questa partita. Con attenzione al lancio Tomassini, buona manovra qui della San Benedettese, colpo di testa al lato, si era inserito ancora bene il 9, pescato con i tempi giusti su questo lancio, vigila sul pallone di Chiara vedendolo scorrere sul fondo. Attenzione a Sparacello, prova ad andare lui sul pallone, poi Bonello, ancora Bonello, Bonello se la porta sul sinistro, Bonello, grande azione ancora del Roma City, sempre con Bonello. Seconda grande occasione per la squadra di casa, sempre con il 17, con uno dei più giovani. Fischietto in bocca, è iniziato il secondo tempo, divertiamoci con Roma City San Benedettese. Arriva dalla primavera del Frosinone Di Chiara, ancora questa volta scavalcato da questo calcio d'angolo, non arriva per pochissimo Alessandro sul secondo palo. Rimessa lunga anche per la Samb con Zoboletti. Riesce a controllare il Roma City, poi Direnzo anticipato. E attenzione a questo lancio per Alessandro. Grande densità sulla tre quarti, poi Pagliari con coraggio. Sinistro di poco al lato, grande occasione. Ancora il Roma City che ha perso il pallone, adesso quasi in inferiorità numerica perché c'è Ascoli visibilmente sulle gambe. Ancora passa Zoboletti lì sulla destra, il traversone nel mezzo. Ancora non viene ravvisato il Mani e tante proteste anche qui della panchina della San Benedettese. È stato ammonito anche il numero 14 sul rinvio. Finisce il match al Riano Athletic Center, 0-0 tra Roma City e San Benedettese, ultima partita casalinga di quest'anno del Roma City.